Ciao, oggi vorrei parlarvi di narcisismo patologico, tendenza manipolatoria, comunque disturbi del comportamento e vecchiaia. Possiamo dire che il narcisista patologico fatica moltissimo a sopportare già la routine quotidiana, il normale scorrere del tempo, fatto ovviamente di tanti aspetti che si ripetono in modo ricorrente. Sopporta questo orizzonte un po' ristretto a malapena, solo in caso di necessità, ad esempio in ambito lavorativo. Però per un narcisista patologico la vita sta nell'adrenalina, nella novità, nell'innamoramento continuo, nel conquistare gente, eccetera, eccetera. Quindi deve vivere di emozioni, di adrenalina, di idealizzazione a catena. Ecco che il passato viene ricordato in modo eroico, a volte molto falsato, distorto a livello mentale sicuramente, mentre il futuro e soprattutto l'invecchiamento lo spaventano veramente tanto, tanto. Per un narcisista patologico il tempo è un nemico, ovviamente. Ecco che lo vive male, funziona bene solo nel presente, cercando di espandere il presente, perché ha paura tante volte del futuro, ha paura soprattutto della vecchiaia. In una situazione sapete benissimo che queste persone danno il massimo quando sono all'inizio, quando tutto è ancora coinvolgente, ma dato che nulla gli appartiene, quando si sente stufo o si sente in pericolo, ecco che scappa, lascia. O lascia lui o fa in modo di essere lasciato. Ah, andiamo un po' a vedere un attimino quella che è la relazione di un narcisista patologico e la vecchiaia. Possiamo dire che l'adulto sano che invecchia dopo, che sia maschio o femmina, non importa, diciamo che dopo i 40 anni, a volte ancora un po' dopo, ma soprattutto dopo i 40 anni, si inizia a mettere mano alla propria vita, no? Ai 50, poi proprio come si chiama il famoso giro di boa. Ecco che dopo i 40 anni le persone sane tendono a fare un po' il punto della situazione, a vedere un attimino se sono ancora cose da correggere, perché sanno che vorrebbe bene mettere a posto tutto quanto entro i famosi 50 anni, entro il famoso giro di boa. Cosa fanno le persone normali? Quindi cercano di così mettere a mano al proprio deficit strutturale dei motivi della propria esistenza, ricorrendo così a un modellamento del proprio impegno, della propria gestione emotiva, della propria gestione strutturale, mentale, no? Tante volte le persone che si mettono in discussione, che ricorrono a un sostegno dal sottoscritto o da altri, sono proprio in questa fascia di età un po' critica. Ovviamente parlo di persone sane. Invece l'invecchiamento è tragico per il narcisista. Perché? Perché di fatto ha paura della vecchiaia, ha paura della malattia, ha paura della morte, ha l'invidia per i giovani, anche se sono i propri figli. Mentre saper invecchiare in modo sano è un segno di intelligenza emotiva, ovviamente questa capacità implica la capacità di distanziarsi da se stessi, di prendere la vecchiaia come una parte della nostra vita, no? Come un fatto normale, richiede ovviamente equilibrio, maturità, gratitudine, soprattutto per ciò che è stato, cioè ciò che abbiamo realizzato, per quello che abbiamo costruito sino a quel momento, è la capacità di godere nel trasmettere alle nuove generazioni, quindi ai propri figli, ai propri nipoti e così via. Al contrario, la persona narcisista, uomo o donna che sia, da anziano e anche da molto anziano, cerca invece di comportarsi come un giovane, come un eterno Peter Pan, apparentemente indifferente all'età che avanza, cercando ogni tipo di escamotage per non vivere l'età che ha. Quindi sono persone che ricorrono molto alla chirurgia estetica, fanno cose che fanno un po' al di fuori della loro età,
perché di solito fanno cose che farebbero le persone di 20-30 anni, loro magari hanno più del doppio. Quindi queste persone che hanno questi disturbi del comportamento non riescono a godere di questo dono dato dalla quello che dovrebbe essere la saggezza dell'età. Cercano invece qualcosa di più stimolante. Diventano a volte ridicoli, giustamente, perché non sono capaci di invecchiare serenamente e di accettare lo scorrere del tempo. Anzi, possiamo dire che tendenzialmente gli uomini, spesso con l'andare del tempo, gli uomini narcisisti, patologici, privilegiano donne sempre più giovani. Proprio perché più si va avanti con l'età, più si ha difficoltà, ovviamente, a livello sessuale, più si ha bisogno di stimoli sempre più forti, cioè più cercano donne sempre più giovani per avere questi stimoli sempre maggiori. Tendenzialmente, invece, le donne passano da una storia all'altra, stando ben attenta a non fermarsi in una relazione, oppure si dedicano ai figli come unico obiettivo personale. Ecco che quindi si ha un rapporto tossico col passare del tempo, si ha un rapporto infelice e purtroppo queste persone con l'andare del tempo, con la vecchiaia, non migliorano di certo, tendenzialmente peggiorano. Grazie per avermi seguito anche in questo video, ci vediamo al prossimo, ciao!